Che Fico fosse un cretino non ho mai avuto dubbi, anche di fronte a una situazione così complessa come il Green Pass imposto a tutti, pressoché per i musei, per i teatri, per gli stadi. Uno per andare a vedere una partita deve fare il vaccino prima di tutto e poi avere questo Green Pass, che è un'enorme puttanata e che però è diventato una condizione per poter vivere normalmente. Ebbene, in questo mondo in cui i parlamentari, grazie ai grillini come lui, sono stati diminuiti, sono stati abbassati i stipendi, limitati i vitalizi, tutto quello che avete visto, improvvisamente Fico dice il Green Pass non per i parlamentari. Capisco che vuol dire che chi rappresenta il popolo deve essere senza delle limitazioni, ma il Green Pass è una limitazione di natura sanitaria, giusta o sbagliata che sia. E siccome il Montecitorio, la Camera dei Deputati, è un teatro al chiuso e non c'è affatto la distanza, siamo uno vicino all'altro, dal punto di vista non della prerogativa del parlamentare, che non deve avere limiti ai suoi movimenti, ma della logica della sanità per lui e per gli altri, per i suoi colleghi e per le persone che stanno fuori, com'è possibile che un coglione di Presidente della Camera dica no Green Pass per i parlamentari? Ma chi saremmo noi? Siamo diversi uomini di diversa natura? O è per tutti gli uomini che non ci vuole il Green Pass, o ci vuole anche per i parlamentari? D'altra parte, quando noi lavorando, quindi intendendo che il ristorante della Camera è come una mensa, a un certo punto si stabilì che i ristoranti chiudevano alle 6, noi però lavoravamo anche fino alle 10 di sera, in Parlamento si può arrivare alle 10, alle 11, a mezzanotte, lui per dimostrare che siamo uguali impose che il ristorante della Camera chiudesse alle 6, quindi lì su quello, sul cibo, siamo tutti uguali, sulla sanità siamo diversi, ma come ti viene in mente zucca vuota di Fico? Dove c'hai il cervello? Il Green Pass o per nessuno o anche per i parlamentari, o tutti hanno diritto ad andare liberi, chi si vuole vaccinare si vaccina e quindi si garantisce la propria sanità, chi non si vuole vaccinare corre un rischio e decide di correrlo, quindi ci vorrebbe la libertà per tutti di vaccinarsi o di non vaccinarsi, la libertà per tutti di avere o non avere il Green Pass, non si può imporre il Green Pass, chi vuole partecipare a una comunità di persone protette lo esige, ma imporlo a tutti i cittadini è una forma di dittatura e dopo che tu lo imponi a tutti, tu coglione dici per i parlamentari niente Green Pass, ma dove cazzo ce l'hai il cervello? Io voglio il Green Pass anche per i parlamentari, oppure non lo voglio per nessuno. E vaffanculo, Fico, testa di nulla. Bene.